Amici di Hefest, salve a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro con Hefest e Home Edition 2020. Oggi sono davvero felice e orgoglioso di fare due chiacchiere e di presentarvi in questo nostro spazio dedicato al cinema e alla cultura la meravigliosa, grande regina del cinema, Maria Grazia Cucinotta. Ciao Maria Grazia. Ciao, grazie per la presentazione. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito, in primis. Grazie a te. Eccomi qui, dimmi tutto. Allora, noi ti amiamo, ti stimiamo, ti seguiamo da tempo, tu hai una carriera lunghissima e oggi vorrei con te andare a ripercorrere alcune delle tue tappe fondamentali, sono tantissime, quindi ci vorrebbe un giorno intero di diretto, di registrazione, insomma, per raccontarle tutte. Però mi sono concentrato su alcune cose che in qualche modo probabilmente sono uscite un po' meno nei tuoi racconti o comunque nel tuo raccontarti in tutto quello che fai. Tu parti nel 1987 con Miss Italia, il concorso insomma, italiano di bellezza più famoso. Raccontaci un po' quell'esperienza che probabilmente è stata anche il tuo inizio, il tuo trampolino di lancio. Ma guarda, la mia esperienza è stata tutta un'avventura poi, perché ho fatto appunto questo concorso che avevo già fatto l'anno prima, però ero minorenne e mio padre ovviamente non mi fece partire, e quindi ci riprovai l'anno dopo e comunque compivo 18 anni d'estate e riuscii a partire per andare a fare le finali di Miss Italia a Salso Maggiore. E lì non arrivai in finale, ma non vinsi nulla, però incontrai diversi agenti. Uno di questi mi diede un biglietto e mi disse: se vieni a Milano, chiamaci. E così ritornai giù in Sicilia e poi cominciai a convincere mia madre a dire: guarda, forse è meglio che vada al sud a mio fratello, un fratello di 10 anni più grande di me che viveva già a Brescia, lavorava come postino lì, magari vado su da Tanino Gaetano, tipico nome del sud, e mi trovo un lavoro come segretaria, perché così almeno riesco a fare un qualcosa di diverso. E invece andai su a Brescia da mio fratello e lui mi fece delle foto e mi accompagnò a fare questo provino per l'agenzia che mi prese subito. Da lì è iniziata la mia fortuna perché comunque mi mandò a fare un provino per Indietro Tutto, ho iniziato a lavorare, sono passati 34 anni ed eccomi qui. Quindi hai sempre avuto il desiderio, la voglia di metterti in gioco, di andare lontano un po' dalla tua terra meravigliosa che ami, insomma ne parleremo anche dopo, però avevi questo fuoco dentro da voler seguire, insomma, di entrare un po' nel mondo dell'arte, dello spettacolo, della moda e successivamente anche del cinema. Guarda, all'inizio la moda era, logicamente era, sai, tutte le ragazzine vogliono fare le modelle, quindi era il mio sogno assoluto, però non ero proprio fisicamente adatta, avendo troppo seno, non riuscivo a entrare dentro tutti i vestiti. Mentre poi la televisione è stato un caso, e ci sono finita per caso e poi devo dire che mi ha catturata e hanno continuato a chiamarmi. Poi nel frattempo ero arrivata a Roma e comunque è il cuore del cinema e quindi ho cominciato a fare i provini anche per dei film, le pubblicità, ho fatto tantissime pubblicità che mi sono servite perché sono state un po' da scuola di recitazione, fino ad arrivare a ruoli più importanti. Il primo film per il cinema è stato Un Vacanze di Natale 90, con la regia di Enrico Oldoini, con Ezio Greggio, Abbato Antuono, Moira Orfei, c'era un cast veramente pazzesco. E quello è stato il mio primo film per il cinema. Era un film corale, comunque avevo un ruolo da protagonista tra tutti. E poi da lì è arrivato il postino e poi la mia vita è completamente cambiata. Mi sono trasferita per 10 anni a Los Angeles, dove ho continuato a studiare, anzi ho iniziato a studiare e mi sono messa a confronto con dei veri talenti, di quelli non perché erano famosi, ma perché erano bravi. Soprattutto tanto bravi, cioè lì la competizione non sia mai tramite gelosie o inutili invidie, lì
bisogna essere pronti a competere con il talento. Qui in Italia abbiamo dei talenti unici, veramente fantastici, che però restano a volte solo in Italia. E invece l'italiano piace, l'Italia piace, quindi è meraviglioso quando tu riesci a portare fuori non soltanto te stessa, ma anche la cultura italiana. E tu lo fai da tanti anni, in una prima fase della tua vita hai portato in giro per l'Italia, per il mondo e soprattutto negli Stati Uniti l'essere italiano, quindi il fascino, la bellezza, il tuo talento di essere donna, donna emancipata, donna meravigliosa e donna piena di talento. Quindi poi successivamente sei anche arrivata a delle fasi diverse in cui sei diventata anche produttrice negli Stati Uniti, ma ci arriviamo. Io hai toccato due punti meravigliosi della tua carriera, che sono il primo, l'incontro con la televisione, con Renzo Arbore in Dietro Tutta. Eri la guardiana. Raccontaci brevemente questa esperienza meravigliosa di quel programma che probabilmente è stato uno dei più bei programmi della televisione degli ultimi 20 anni, e non solo. Guarda, io ero troppo ragazzina per capire dove ero finita, ero già felicissima di essere finita dentro quel magico piccolo schermo che è la televisione. Quindi poi in realtà è stato un programma che ha avuto un successo talmente grosso che forse io ero talmente inesperta da capirlo solo molto molto dopo. Però è stato un programma che mi ha portato fortuna perché lì ho conosciuto Massimo Santoro, il figlio di Arnaldo Santoro, che era uno degli autori di Dietro Tutta, che poi avevamo su per giù la stessa età e quindi ci siamo iniziati a frequentare con lui e con la maggior parte della sua famiglia, ed è stato lui proprio che mi ha presentato mio marito. Quindi devo dire grazie a quella trasmissione se oggi sono sposata da 25 anni e ho costruito anche una famiglia. E poi è stata una trasmissione che mi ha dato tanta visibilità e di conseguenza mi ha fatto entrare poi dentro l'ufficio collocamento RAI, e lì era automatico, ti continuavano a chiamare quando c'erano le nuove trasmissioni. E così per anni ho lavorato in televisione. Anche se la prima volta che ti abbiamo visto in un prodotto audiovisivo che non fosse un programma TV è stato nel meraviglioso video di Zucchero della canzone Diamante, scritta tra l'altro da De Gregori, in cui hai, diciamo, recitato da protagonista in quella canzone, che volevo anche ascoltare insieme a te. La stiamo immaginando, era una canzone meravigliosa, un video dalla magia poetica davvero grande e tu di una bellezza sconfitta. Guarda, quelli sono stati i primi film, poi in realtà, per recitare con un grande come Zucchero, poi era la versione inglese che lui cantava con Tina Turner, quindi devo dire due colossi della musica mondiale proprio. Sono esperienze che poi restano indimenticabili perché, ripeto, sono anche grandi fortune perché la musica, come il cinema, è un grande veicolo, no, di emozioni, e quando sono belle restano per sempre. 94, anno fantastico, anno magico per l'Italia, per l'arte italiana, per il cinema e anche per Maria Grazia Cucinotta. Incontra Massimo Troisi, a cui tutti quanti siamo ancora oggi molto legati, di cui siamo molto innamorati. Raccontaci qualcosa, te che hai avuto, insomma, la fortuna di vivere anche un rapporto umano con lui in quel periodo, a parte il film che di una bellezza incredibile, nominato agli Oscar, ha vinto l'Oscar con Bacalov, la bellissima colonna sonora, ma al di là di questi riconoscimenti oggettivi, la tua esperienza umana, sentimentale in quel periodo, in quel set con Massimo Troisi. Guarda, per me è stato il film della mia vita, lo è tuttora. Io devo tutto a Massimo Troisi e lo continuerò a ripetere fino a quando avrò fiato. Mi ricordo tutto di quel film perché comunque è rimasto tutto indimenticabile. Il primo giorno sul set, la prima paura di non essere all'altezza, perché poi comunque all'inizio ero talmente imbambolata che ero rimasta quasi nel pallone. I consigli di Massimo, i suoi sorrisi, comunque il suo tranquillizzarmi. La brutta notizia che è arrivata il giorno dopo che aveva finito di girare, che se n'era andato, il fatto comunque di essere completamente
in un mondo dove da una parte dovevo andare avanti, dall'altra parte sarei dovuta fuggire via e quindi trovarmi a portare avanti delle emozioni che erano contrastanti una con l'altra. Venezia, il primo red carpet, accompagnata anche da Giorgio Armani che aveva iniziato a vestirmi. Entrare in un mondo che era un mondo che non immaginavo fosse così, non immaginavo che mi portasse così lontana. E così da quel red carpet poi ne ho fatti tantissimi altri, perché poi comunque il postino mi ha dato la possibilità di andare fuori dall'Italia. Quando sono arrivata alle 5 nomination per gli Oscar, sono partita e non sono più tornata da Los Angeles fino a quando non sono rimasta incinta di mia figlia. E poi quando sono rimasta incinta, ero incinta di 3 mesi, sono rientrata in Italia e ho deciso di far nascere Giulia in Italia, perché comunque è un dono che tu fai, è un dono che hai nel crescere in Italia, nel senso tu puoi parlare male di questo paese, lo puoi detestare per mille motivi, quando ti dico non funziona niente, però poi alla fine quando non c'è, e ti manca, perché tu capisci che questo è il vero paradiso del mondo. Io ho una frase che mi ha fatto ricordare un mio amico che era un assessore siciliano, Leanza, che durante un'intervista dissi praticamente: io ero andata via dalla Sicilia come tutti noi meridionali, noi lasciamo il sud perché lo troviamo anche un po' un inferno, un posto che non ci piace, perché comunque pensiamo che al di là ci sia il vero paradiso dove tutto funziona. E poi mi sono guardata alle spalle quando sono arrivata al di là della mia Sicilia, e mi sono resa conto che il paradiso me l'ero lasciato alle spalle. Ed è vero, me l'ha fatto notare lui, ma è quello che veramente penso. E così non è soltanto la Sicilia, che per me resta la mia terra meravigliosa, così è tutto il sud, ma è tutta l'Italia intera. È meraviglioso. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che è meraviglioso sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista delle eccellenze, del talento, della bellezza naturale, del patrimonio artistico che ci circonda. E noi siamo talmente circondati da tutto questo che ormai siamo assuefatti, neppure ne notiamo più, fino a quando non andiamo via. E quando andiamo via ci manca. Cioè, aver vissuto 10 anni a Los Angeles, che è meraviglioso dal punto di vista lavorativo, mi ha dato tanto dal punto di vista lavorativo, però ero spenta dal punto di vista della creatività, ero spenta dal punto di vista della bellezza che questo paese ci regala ogni giorno. E quindi tornare qui per me è stato un grande sacrificio dal punto di vista del lavoro, perché lì è molto meritocratico, è molto più strutturato per il cinema è un'industria e quindi c'erano molte più possibilità, però mi ha dato tanto dal punto di vista umano. E poi sono contenta di aver regalato mia figlia il fatto di essere cresciuta qui, perché comunque crescere in Italia ti dà una marcia in più. Parole meravigliose, emozionanti e insomma che condivido appieno, quindi ogni tanto dovremmo imparare ad amare un po' di più quello che abbiamo e a dargli il giusto valore, perché poi giustamente quando non c'è più è lì che manca. Traspare tanto di te e traspare tanto del tuo essere donna anche in queste parole, quindi torniamo un attimino al cinema, altrimenti ci emozioniamo troppo. C'è un film di cui si parla abbastanza poco, in cui tu hai recitato anche un ruolo molto importante, di un regista che io amo molto, è un regista spagnolo, si chiama Alex de la Iglesia. Il film è Il giorno della bestia, che tra l'altro è un film bellissimo, strepitoso, consigliamo a tutti quanti di vederlo. Perché si parla poco di questo Che tuo... io ho fatto subito dopo il postino, Sì. era il primo film che ho girato subito dopo il postino, perché sono un po' scappata dall'Italia e ho bisogno di confrontarmi con qualcosa di diverso. E quindi quando mi chiamò Alex per propormi il film, Alex era la sua prima opera, al suo primo lungometraggio, e io non lo conoscevo. E arrivai lì, la mia gente l'italiana mi portò lì e mi disse: no, guarda, una sceneggiatura pazzesca, devi farlo perché lui è un vero talento. E così fu.
Tant'è vero che adesso lui è il direttore generale dell'Istituto di Cinematografia Spagnolo, e quel film, che era è un film che è diventato un film cult per la cinematografia spagnola e per le dark comedy. E io mi sono ritrovata a recitare con una matta, con una parrucca bionda, un vestitino rosso. Era tutta una parodia sul mondo dello spettacolo e sull'anticristo, no? Perché noi viviamo una sorta di purgatorio dantesco qui sulla Terra, e lui ha centrato in pieno, no? Il assegno su una commedia che però ha sempre uno sfondo sociale, tutto quello che dice, c'è cioè, sempre una verità, anche quando gira con la verità, perché cioè, lui gira un po' un po' dal vero, anche le paure, no? Usa armi vere, ti fa inseguire, ti fai male anche un po' veramente, e comunque è un folle che amo, perché comunque è un grande. E dopo questo film che è strepitoso, ha firmato tantissime altre perle cinematografiche davvero, davvero belle. Quindi tu sei stata in qualche modo anche la musa ispiratrice di tanti registi, perché se non dico male, anche lo stesso anno hai recitato nel primo film scoppiettante, film di Piraccioni, una cinematografia totalmente diversa, però comunque è un film che ha avuto molto successo, I Laureati. Guarda, ho sempre fatto delle opere prime, contenta di far parte di un sogno, perché è facile lavorare con chi è già famoso, importante, perché comunque ti dà una sicurezza, no? Perché poi comunque se va male il film ognuno si suddivide le proprie colpe, invece se va male un film dove un esordiente appari solo tu, logicamente la colpa è principalmente la tua. Sono stata anche molto fortunata perché è stato un film a campioni di incasso che ha lanciato comunque Pieraccioni nel mondo della regia, e tuttora è uno dei registi italiani più talentuosi e più famosi. Maria Grazia, hai girato tantissimi altri film, tutti, insomma, è impossibile nominarli. Sei entrata anche a far parte di una serie che è diventata cult in maniera incredibile, che è I Soprano, e soprattutto nella saga di 007, nella fantastica saga di cui l'anno prossimo speriamo di poter vedere il nuovo film girato tra l'altro al sud, tra Matera e Maratea. Quindi io sono anche un amante del sud e faccio sempre il tifo per le nostre meravigliose Certo. regioni. Il mondo non basta con Pierce Brosnan, di cui hai speso, o verso il quale hai speso, parole davvero, davvero belle. Guarda, devi sempre elogiare le belle persone, perché c'è una convinzione che nel nostro mondo ci siano solo persone snob, persone che si danno le arie, invece poi è vero anche, ma ho questo ovunque, non soltanto io ho incontrato persino medici negli ospedali darsi le arie come se fossero delle star. Poi dobbiamo tutti capire che noi non siamo speciali, ognuno di noi ha avuto la fortuna di uscire fuori dal mucchio e non deve mai far pagare il proprio successo a nessuno. E quindi devo dirti che Pierce Brosnan è uno di questi, è una persona deliziosa, un grande uomo generoso, che spende tanto del proprio tempo per aiutare gli altri, e poi è divertente, è soprattutto tanto, tanto divertente. Molto bello questo concetto di non dover far pagare il proprio successo agli altri. È qualcosa che raramente ho sentito dire, quindi vado avanti. Venezia è una città che ami e che ti ama. A Venezia sei stata da produttrice con il film che ha avuto molto successo, girato e montato con diversi cortometraggi, tra l'altro di Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott, John Woo. Poi sei tornata nel 2009 come madrina e poi sei tornata nel 2011 come regista di un cortometraggio che è Il Maestro, che hai presentato proprio lì. Quindi Venezia ti ha accolto Sempre. sempre, in tre Mi ha diversi accolto come ruoli. esordiente per il postino e poi ho continuato. È un punto, Venezia è il festival del cinema. Arrivare a Venezia senza nulla togliere a Taormina, a Roma, che sono festival altrettanto meravigliosi, però Venezia ha un fascino unico, è quello di arrivare con la tua barca al Lido,
e fare quella, già quello ti porta a sentirti quasi una principessa, no? Poi arrivi su quel molo e per entrare ci sono tutti i fotografi che ti aspettano, quindi l'emozione con le gambe che ti tremano, esci fuori da quella barca con l'ansia che caschi in acqua prima che ho fatto il volo in acqua, ed essere lì, no? Comunque ti fa sentire che sei nel mondo del cinema. Ed è un'esperienza veramente unica. Io sono stata sempre molto, molto fortunata nei miei battesimi. Devo dire grazie a tutti quelli che hanno creduto a me e poi a tutte le persone che hanno fatto parte del mio staff, del mio ufficio stampa, Angelo Perrone, al grande Vincenzo Mollica, il giornalista per me. Più che giornalista, un grande consigliere che mi ha sempre consigliato con i suoi suggerimenti giusti. E poi tutte le persone che comunque hanno fatto in modo che io crescessi professionalmente, perché nessuno nasce, sai, come si dice, imparato. Imparato, è vero. Salutiamo anche il grande Vincenzo Mollica, insomma, che stimiamo tutti quanti. Si impara praticamente crescendo col tempo, con l'esperienza, con gli anni. Non, la vita non si può. Sì, poi la cultura, quello si può accrescere sui banchi di scuola, sui libri, però l'insegnamento della vita te lo dà la vita stessa, col tempo che tu passi. Trovo davvero bello, interessante e intenso il rapporto che tu hai con il tempo, col tempo che passa e con l'evoluzione che in qualche modo è necessaria e che tu hai sempre in qualche modo vissuto con grandissima intelligenza e grandissima intensità, godendoti appieno ogni tappa della vita e sapendone, non restando legata a nessuna delle fasi precedenti, ma riscoprendoti sempre in maniera nuova e originale. Quindi questo è un La vita aspetto io è personalmente apprezzo molto di devi te. essere pronta anche ai cambiamenti e all'evoluzione. È logico che tu passi da un periodo di estremo successo dove ti arrivano un miliardo di copioni e quando poi cresci, logicamente con l'età i copioni diventano meno, ma non perché diventa meno il lavoro, diventa diverso, trovi delle cose, delle alternative. Poi io non sono una che ho la fortuna di lavorare in giro per il mondo, quindi sono 14 anni adesso che lavoro in Cina e ho lavorato in Argentina, ho lavorato in America, ho lavorato in Germania, in Francia. Cioè, non mi sono mai creata chiusa delle porte, anzi, ho sfruttato ogni opzione che la mia popolarità mi ha dato, cercando di esplorare e di imparare. Più che altro la mia curiosità è quella di stare in giro, andare in giro per il mondo per imparare, per confrontarmi, per capire dove c'era quella cosa che potevo fare meglio oppure quella cosa che invece sapevo fare meglio io. C'è sempre uno scambio, un dare e avere quando tu incontri un altro tipo di cultura. Maria Grazia, hai lavorato anche con uno dei miei miti in assoluto, che è Woody Allen, in un suo film a fianco di Sharon Stone, tra l'altro, dei suoi film molto ben riusciti, e a fianco anche del gigante che è Anthony Hopkins. Qual è stato il tuo approccio con questi due mostri sacri un po' della cinematografia internazionale e cosa ti hanno lasciato nel tuo bagaglio professionale? Beh, impari senza ombra di dubbio, tanto, soprattutto da Woody Allen, perché comunque lui nasce come regista, l'avere la fortuna di lavorarci anche come attore è stato il massimo. Anthony Hopkins è stato il sogno che si è realizzato, perché io sono una sua grande fan e per me stare accanto a lui è stato il momento mio più bello della mia carriera. Perché lo stimo tantissimo, penso che Anthony Hopkins sia uno dei talenti più, cioè, ripeto, poi anche da noi ci sono questi talenti, però i suoi film, il suo modo di recitare, il suo recitare quasi restando immobile mi ha sempre affascinato, perché lui, se lo vedi, poi è uno che recita con gli occhi, muove pochissimo, mentre io sono una che muove tutto, mi muove la cosa, lui resta
ha un carisma talmente forte, talmente perforante che veramente recita quasi restando mi è sempre affascinato. Cioè, ci sono i miti, io ho come lui come mito. Attore immenso, gigante. 7 maggio 2019 è successo un qualcosa di bello e di importante nella tua vita. Onlus Vite Senza Paura è un progetto che combatte il bullismo, la violenza sulle donne, in cui hai portato un po' della tua umanità, della tua grande sensibilità, della tua grande attenzione verso, insomma, chi vive momenti e situazioni complesse. Cosa ti ha spinto ad Avevo andare fatto anche in questa parte direzione? ho già fatto tante parte di tante associazioni antiviolenza, però trovavo sempre un qualcosa che poi alla fine non funzionava al 100%. E parte di quelle sono le leggi che in Italia non tutelano per niente le donne, è tutto molto la lungaggine di tutte le varie indagini, tutte quante i processi sono talmente lunghi che vanno cambiati quelli. E allora ho avuto la fortuna di incontrare Solveig Cogliani, che è un magistrato, e poi un team di altre fantastiche donne come Francesca Malatacca, che è una psicologa. E con loro abbiamo costruito un team di donne, ma non soltanto di donne, di professionisti che siano all'altezza di capire subito il problema, consigliare le donne e poi soprattutto offrire loro l'opportunità di essere protette dal punto di vista legale, nel frattempo lavorare nel cambiare, cercare di cambiare le leggi, che può sembrare un'utopia, però se nessuno lo fa, nessuno mai niente viene fatto, quindi almeno ci proviamo. Allo stesso tempo, ultimamente ci siamo uniti a un'altra grande donna che è Maria Stella Giorlandino, insieme all'Artemisia Onlus, e abbiamo fortificato il team in modo tale da offrire, attraverso il suo call center, un'assistenza totale alle donne, nel senso che unendo le forze riusciamo a poter dare loro una protezione più ampia. E nel frattempo stiamo continuando a lavorare per cercare di creare una rete di case famiglia dove portare subito le donne, cercare di sviluppare progetti per poter dare anche un'assistenza economica, perché le donne quando vanno via lasciano tutto, lasciano casa, ma poi alla fine si portano appresso i figli, lasciano il lavoro e quindi devi costruire loro un altro nucleo di vita dove siano, ridai anche loro la dignità. Soprattutto, oltre a toglierle dalla violenza. Maria Grazia Cucinotta è il teatro, non ne hai calcati tantissimi perché eri sempre sul set cinematografici, ma nel 2019 hai partecipato a uno spettacolo molto 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 bello e divertente, Figli di Eva, di Michele Andreozzi con Vincenzo Alfieri, Grazia Giardinello, della regia di Massimiliano Vado che è il marito dell'Andreozzi. Com'è stata questa nuova esperienza? Insomma, su un palco con le persone, insomma, vicino a te che hanno vissuto e condiviso questa esperienza teatrale. Guarda, di grande paura, veramente di grandissima paura, perché comunque non è stata, non era, era la mia prima volta, non avevo mai, cioè, perché nonostante l'esperienza, gli anni di carriera, non avevo mai fatto teatro perché sono fondamentalmente molto timida e quindi non ero mai riuscita a vincere questa paura del palco. Fino a quando ho incontrato Michele Andreozzi, e devo dire grazie a lei, e la voglia di lavorare con lei mi hanno spinta ad accettare questo ruolo. E sono stati un incubo le prime settimane perché comunque non riuscivo a controllare appunto le palpitazioni e le gambe che tremavano. Poi piano piano, grazie a Michele Andreozzi, grazie a Massimiliano Vado, il regista che è anche un attore, quindi ha saputo come colmare tutte le mie lacune teatrali, e poi grazie anche a Vittorio Belvedere, a Marco Zingaro, che è l'unico attore sul set sul palco con noi. Siamo riusciti a creare un team talmente bello che non era neppure più recitare, era proprio stare insieme e divertirsi. E
È stato uno spettacolo talmente pieno di sold out che hanno confermato la terza stagione, quindi se tutto va bene a novembre ripartiamo e comunque siamo felici. Speriamo, insomma, che si rada pian piano un Ma po' piano tutto. piano si Abbiamo normalizzerà, bisogno. cambieranno tante cose, però logico, la priorità assoluta è la salute e la sicurezza. Però dobbiamo anche far ripartire una parte di questo mondo che comunque sta a casa fermo e dobbiamo pensare che ognuno di noi ha una famiglia, soprattutto per tutti i vari operatori che lavorano nel nostro settore, che in questo momento stanno a casa e comunque, ripeto, hanno una famiglia a cui pensare. Quindi assolutamente speriamo che tutto riparta, tutto il mondo. Maria Grazia, cosa ne pensi di chi può e non fa? Ha sprecato l'occasione della sua vita. Ha sprecato l'occasione della sua vita, che non li vedo come degli eroi, li vedo come esseri che vivono la vita in un modo, sì, pensano che il successo ti possa far diventare un eroe o diventare un grande. Assolutamente no, questo però lo devi sentire. Se tu non ce l'hai dentro, non puoi insegnare al ghiaccio a sudare caldo, perché comunque non è proprio stato fatto per quello. È un qualcosa che ce l'hai o non ce l'hai. Non bisogna costringere nessuno, neppure forzare. Devi capire soltanto che puoi trovarti sempre dall'altra parte. E dall'altra parte c'è sempre la speranza che qualcuno ti aiuti. E quindi mai dimenticare questo. Hai parlato spesso di successo, ne hai vissuto in maniera incredibile e prolungata. Cos'è veramente il successo? Cosa ti ha dato? E se dovessi chiacchierare, raccontare, dare qualche consiglio ad attori, ad attrici, a giovani talenti, a giovani artisti, insomma, che hanno degli approcci iniziali un po' con tutto questo mondo, con queste emozioni nuove, cosa diresti dal tuo profondo del cuore? Cosa consiglieresti? Il successo è meraviglioso, ti può fare anche molto molto male, perché comunque ti espone, e quindi se va bene un film è tutto merito tuo, se va male è sempre merito tuo, quindi devi essere pronto a prendere il bello, ma a prendere, farti scivolare addosso anche tutte quelle che possono essere le cattiverie gratuite. Dall'altra parte è meraviglioso perché appunto ti dà la popolarità, ti dà la possibilità. Per quanto mi riguarda, mi ha dato la possibilità di dare voce a chi non ha avuto la mia stessa fortuna, di dare visibilità a tanti progetti che comunque hanno bisogno di visibilità, ma non per apparire, ma per non morire. E quindi questa è la cosa che mi rende più felice, finalmente essere uscita dall'ombra per dare voce a quelle persone che vengono schiacciate continuamente o dalla cecità di chi non vuole vedere o dalla noncuranza di chi, pensando di essere in alto, capito? Non gliene frega niente di chi sta in basso. E siccome io vengo dal basso, non mi sono mai dimenticata le mie origini e per questo non mi tirerò mai indietro dal poter aiutare le persone che hanno veramente bisogno. Maria Grazia, parlare con te è splendido e avrei tantissime altre cose, insomma, e tutti i nostri appassionati seguaci vorrebbero sapere tante cose, ma ci riserviamo Di altri incontri, rivederci. altre di rivederci quanto prima, però io non posso salutarti se non ti faccio questa domanda. Quali sono i film o qual è il film che ti hanno fatto venire voglia di diventare attrice, un film che una volta visto, una volta guardato, ti è rimasto dentro e ti ha fatto pensare e sognare, insomma, questo mondo e di diventare l'attrice grande e famosa che sei oggi. Ma non è un film, è un cartone animato, è Cenerentola. Cenerentola. Fantastico. Maria Grazia, che dirti?
Davvero grazie, complimenti ancora prima che per la tua carriera, per la tua meravigliosa appunto carriera artistica, per il tuo essere una donna così come sei, così generosa, così sensibile, così attenta insomma a ciò che ti circonda. Ti aspettiamo presto in Calabria e nel frattempo in bocca al lupo Crepi il lupo per tutti. per tutti. Ciao Maria, grazie, grazie. Ciao, a presto. Ciao.